Allora, sto andando al supermercato dopo la visita dalla nutrizionista. Non vi preoccupate che sto attenta alla strada e non guardo in camera. Com'è andata? Un disastro, nel senso che Pasqua e Pasquetta mi hanno completamente rovinato. Ho preso 900 grammi. E ci sono rimasta male, lo sapete perché? Perché ero andata stamattina mentre mi stavo truccando, avevo deciso di pesarmi, io non mi peso più a casa. Ora sto andando alla Lidl purtroppo. E avevo deciso di pesarmi. Insomma, di non pesarmi, poi invece ho detto: ma fammi vedere se si trova. E in effetti avevo preso soltanto 300 grammi. E ho detto: ma dai, che figata! 300 grammi, insomma, con la Pasqua, la cioccolata, la pizza piena. Ma boh. Invece no, ragazze, non solo ho preso 300, ho preso 900 grammi, ma ho preso 2 centimetri di vita. Allora, ci siamo guardate Into the Eyes e ci siamo dette che vogliamo fare. E allora mi ha detto Maria Rosaria, che è la mia nutrizionista, se avevo voglia di fare una semiproteica, però fatta bene. La semiproteica fatta bene la intende per 3 settimane. Lei dice che, insomma, fino a mo' eravamo andati bene, poi quello che è successo lo sapete. E devo rimettermi un pochettino in carreggiata. Poi il fatto che io non abbia fatto la cyclette questa settimana, mi sento uno stancume addosso, questo sole mi irrita. Io ve l'ho detto, sono crepuscolare, quindi insomma. E quindi ho deciso di fare da domani. Oggi mi ha dato il giorno libero, mi ha detto di rilassarmi e da domani fare la... Lei mi ha detto se vuoi da lunedì, ho detto no, io inizio domani a fare la semiproteica. Mi ha lasciato la solita colazione, quella con l'avena, e poi però mi ha tolto i legumi e mi ha lasciato soltanto un altro frutto per il pomeriggio. Guardate il sole, insomma, un altro frutto per il pomeriggio. Io sono veramente molto scorata. Io lo so che fare questi video vengo giudicata. Ed è anche giusto che sia così, se no non mi metterei su YouTube. Che mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace proprio. Non ho saputo resistere a Pasqua, non ho saputo resistere. Non... Sono una pera molle quando si tratta del cibo. Veramente sono una pera molle. Adesso vado alla Lidl a prendere i pannolini per le bambine e dopodiché vado a casa, dovrei fare una serie infinita di cose, tra cui le sacche un cavolfiore gigante e cercare di, insomma, me ne torno a casa con le pive nel sacco. Va bene, allora, voi invece com'è andata la dieta, la settimana di dieta? Vi siete pesate dopo Pasqua? Io pensavo di aver tamponato almeno con quel giorno di proteica e poi con una dieta fatta veramente in maniera molto molto, insomma, scrupolosa, ma mi sa che non è servito a niente. Aio, i dossi. E vabbè. Quindi questo è tutto, 4 minuti e 28. Mi piace, ho trovato un posto in questa macchina dove poter mettere l'iPhone per fare i video, quindi non male, non male. Io vado e molto deluso da me stessa naturalmente, ragazzi, non incolpo la cioccolata per essermi saltata in bocca. Sono molto delusa di me stessa, molto delusa del fatto che...
non sono in grado, non sono stata in grado e mi sono persa così facilmente. Veramente, boh, vabbè. E quindi questo senza parole, con le pive nel sacco, da domani si ricomincia. Ah, l'unica cosa che mi è concesso è ogni tanto la Pepsi Light. L'unica cosa che mi ha concesso, per il resto mi devo dimenticare tutto. Ma magari riuscissi a fare 3 settimane di proteca sotto suo controllo, tanto io la vedo. Lei ha detto mi piacerebbe 3 settimane, però se riesci anche 2 vanno bene, tanto io la vedo tutte le settimane. Lo so che molte non sono d'accordo, ma credo che ci voglia un rimettersi in riga. Vienimi addosso, non ti preoccupare, sono qui apposta. Mi sto contenendo, perché io al volante sono regina anche al volante. Insomma, queste. Io vado, vi ho tagliato attenzione addosso. Il dosso e la rotonda, ci dovevo venire a piedi alla Lidl, nonostante siano 5 km. Vabbè, ciao a tutti.